più fiducia agli uomini della politica. E perché no? Dovrebbero un attimino, un po' tutti, moralizzarsi. Poi la gestione delle amministrazioni coordina un po' tutto il benessere dei cittadini. Però se poi si intoppa in qualche personaggio un po' strano, la situazione diventa catastrofica. Ecco, ultimamente vediamo tutti questi arresti, ecco, sindaci coinvolti, politici, onorevoli, ecco. Ma il cittadino che idea si fa? Che deve fare? Purtroppo è una situazione ormai, detto prima, catastrofica, quindi bisogna fare un bagno di umiltà, di moralità e portare avanti quelle persone che hanno un passato sano, pulito, trasparente, di alto profilo. Se poi iniziamo a votare personaggi che comunque hanno delle macchioline, poi queste macchioline probabilmente erano delle macchie molto grosse. Ecco, secondo la DIA più spesse volte vediamo che politici sono coinvolti con la 'ndrangheta, ecco, chiedono i voti ai 'ndranghetisti. Ecco, secondo lei perché si rivolgono a questi 'ndranghetisti? Ma perché l'ambizione umana ormai non guarda più nulla. Io per diventare una persona eletta mi rivolgo a certi ambienti, però mentre prima il politico si rivolgeva all'andrangheta o alla mafia, oggi il discorso è inverso. La mafia interviene direttamente sulla politica e addirittura mettendo dei suoi uomini in politica. Oggi la gestione politica e la mafia è abbastanza presente. E perché ha il controllo del territorio, in tutti i paesi, paesini, sostanzialmente controlla il territorio, vuoi sulla politica, vuoi su altre situazioni di natura estorsiva, anche se il benessere della mafia o dell'andrangheta non gli interesserebbe più nulla avere a che fare con le estorsioni, ma quello diventa un controllo del territorio. Qua comando io. Si ha più fiducia nella politica? O... No, non c'è fiducia, nessuno dei tutti i parlamentari. Ecco, per me non c'è altro. Il cittadino non ha più fiducia di no, chi? No, per noi no, niente da fare. Come mai tutte queste cose? Perché si ritengono tutti buoni e poi niente. Ecco. Ma purtroppo da giovane la fiducia viene sempre meno, visti gli eventi di cronaca che colpiscono più o meno tutte le componenti politiche. Quello che ci si aspetta e quello che si spera è che ci sia una presa di responsabilità da parte dei partiti e di chi gestisce i partiti, che si valorizzino i giovani, che probabilmente sono la parte più pulita e anche la parte più innovativa della politica. Ecco, secondo lei, ecco, questi politici che si rivolgono alla 'ndrangheta, ecco, alla mafia per avere voti, per avere consensi, ecco, come mai, secondo lei, un suo giudizio? Io credo che purtroppo questo sia un problema atavico e soprattutto un problema, per così dire, ambientale. Giustissimo l'operato della magistratura che cerca di scardinare questo sistema, serve una presa di coscienza anche da parte dei movimenti politici, appunto. Ma manca, viene sempre a mancare, diciamo che purtroppo i politici promettono sempre ma poi mantengono poco, insomma, non in termini privati ma in generale, no? Per quanto riguarda il bene comune di tutti, no? Si cerca di fare i propri comodi, insomma. Ecco, secondo lei, nell'ultima operazione che abbiamo visto da parte della DDA di Catanzaro, di Reggio, ecco, tanti politici coinvolti che si rivolgono all'andrangheta, ecco, secondo lei perché si rivolgono agli uomini dell'andrangheta? Ma perché quello è il cancro che rimarrà sempre, che serve loro, ecco, che fa comodo per arrivare, insomma, ai loro scopi. Quindi la fiducia viene meno adesso per questi politici nazionali, locali, diciamo? Sì, la gente è stufa di tante cose, non ne può più e pone sempre meno fiducia nei politici.